Ok, ciao amici, partiamo subito oggi con questo unboxing Apple TV. Però comunque vi voglio ricordare il nostro sponsor ufficiale, The Pig Barbecue. Andate tutti, molto buono. Si mangia la polenta, molto buona, con le salse americane, molto buona. Allora, partiamo subito con l'unboxing di oggi, Apple TV. La ragione che l'ho comprato è perché qui ho il proiettore, volevo fare il mirroring del MacBook Pro. Cioè, si può fare col cavo, infatti l'avevo fatto col cavo, però con questo è più comodo. E poi si può fare l'AirPlay, così lì, guardare Netflix, cosa che lo potevo fare già dalla PlayStation. Però, siccome costa abbastanza poco, sono $99, allora ho deciso di comprare finalmente questo Apple TV. Olè! Partiamo subito con l'unboxing. Ok, scatola molto minuta. Bellissimo. Guarda che sottile. Sembra un cioccolatino. Lo scarti. Una pellicina. Guarda che ha. Adesso purtroppo lo metterò dietro lo schermo e nessuno lo vedrà. Però bisognerebbe proprio metterlo in bella evidenza. Guarda che lucidità, che angoli arrotondati perfetti. Come porte dietro abbiamo cavo Ethernet, optical audio che userò, HDMI che userò, mini USB che non userò, serve per fare degli update, non lo so, in caso di guasti. E poi la presa da corrente. Poi nello boxettino. Infatti potete notare che il telecomando è abbastanza lungo e sono stati così precisi a metterlo in diagonale. Ovviamente quelli della Samsung avrebbero fatto una scatola più grossa, non sarebbero mai arrivati a questo concetto di mettere il telecomando in diagonale. Guarda che bello, tutto di alluminio, ultra sottile, questo è 2,5 mm. Trovatemi un altro telecomando che è solo 2,5 mm. In alluminio. Questo se fosse un po' più tagliente potreste usarlo anche come coltello. Guarda. I nostri tecnici sono riusciti a farlo ultra bellissimo. Poi. E infine troviamo anche qua. Guarda come è arrotolato bene. Di solito tutti i prodotti delle altre marche sono arrotolati così a... Come noi scienziati a forma ottagonale, a 8. E invece questo è fatto a girella. E qui si nota, sembra un po' la liquirizia alla girella. Molto buona. Anzi, ha un colore. Sembra una girella, guarda. Allora. Andremo a togliere. Adesso mi piacerebbe andare a fare l'unboxing di Roku, che è un altro dispositivo similare. Vorrei proprio vedere come l'hanno inboxato. Sicuramente male. Guarda che bello. Questo non è il solito cavetto cheap. Cavetto bellissimo. Poi, per finire... troviamo il manuale e Mail TV, Apple TV, con le figurine, molto belle, il librettino, come installarlo, ci guarderemo. Il telecomando è molto bello. Ok, adesso andrò a fare l'installazione, proiettore, e poi faremo la prova. Prova! Allora, per il momento è tutto, ciao! Ok, installazione fatta, adesso... Ciuschi, vai via da lì! Allora... Inglese... No, francese! Merda! Come si fa a tornare indietro, menu? Mertola!
Votre Apple TV, bla bla, ordinateur, Regel. Che cavolo. Allora, General. Language, questo. Ah, oh. Oh, beh. Allora, ritorniamo. Non è connetto al network. Check your general. Sono sul computer. Ok, okay, bisogna andare. Network. Wi-Fi. Mirconet. Non guardate la password. Com'era già? Ciuschi! Ale! Audio TV. Computer. Home sense. E poi di... Che palle! Cosa faccio dopo? Ah, ma questi sono setting, ah, bisogna per forza fare lo setting. Allora, mi... E questo lo metto poi, vi faccio vedere. Allora, per il momento è tutto. Ciao! Vedete? Proiettore. Ho fatto passare il cavo, ho messo un altro cavo lì. E l'Apple TV è lì sotto. Adesso sto ancora mettendo a posto. Sto provando la musica, funziona. Funziona benissimo. Ovviamente si connette all'altro computer via wifi. Adesso c'è un blocco. Ciuschi sta già ridendo sotto i baffi. Se prendevi un boxy o un ruco, queste cose non funzionavano. A posto, prossima. Ecco, adesso come potete vedere, questo è l'Apple TV normale. Ovviamente guarderemo prossimamente Batman, o anche detto anche Batman. Accessi, diamo un preview. Non ho messo il proiettore, devo averlo messo un po' storto. Ah, Christian Bale. Christopher Nolan. Ah. Gary Oldman. Va bene, mi hai convinto. 4,99. Ci penserò. Poi abbiamo movies. Cosa sono? Ah, beh, movies sono i movies di iTunes. Poi abbiamo i TV show, la musica, computer set, Netflix, che l'ho già sistemato, quindi posso vedere la mia Quiwi. Ultimamente sto guardando sti delitti dietro delitti dei ricchi, molto bello. Andiamo.
The King's Speech l'ho già visto, si può riguardare. Questo qui voglio vedere. Stasera guarderemo Flower of War. Play, ah, bello, bello. C'è la stessa interfaccia del iTunes. Vediamo. C'è Hulu Plus che invece non ce l'ho. NBL, che non me ne frega niente, che non me ne frega niente. Radio cos'è? Ah, ci sono... sono delle radio, sapevo. Live 365. Canto espresso come quello di Twitch, cioè le ale devo loggarmi. Lei sulla screen save. Hanno foto. Vabbè, Vimeo, tanto bello, tutto bello. YouTube. Ah, ecco. Kobe. Si vede bene però, eh. Cioè sembra in HD. Ma cosa sta? Poi mi piace perché non ti dà nessuna barra di YouTube intorno. Sembra come se fosse un film. Questo è bello. Guarda sta pubblicità. Sì, allora vediamo invece uno dei miei fantasticissimi video, come si vede. Ma fantasticissimo, non vogliamo robe sminchiolate. Ah, siamo curiosi? Ah no, niente. Ah beh, potremmo vedere una di Justin Bieber, un concertino. Ah, oh, Mirko.
una un po' recente. Liberty Island per Mirko Jax. Vediamoci Catalina cosa ci dice. La 5D, Questo è un video per Mirko Jax, come puoi vedere siamo a New York per la Statua della Libertà. Ma che, quello non è New York, quello è Giappone. E niente, che se passerai da New York spero che tu possa vedere la Statua della Libertà. Ciao! Magicissimo. Ciuschi, abbassa il motorino. Lo stesso, questo non serve. Comunque funziona, YouTube è molto bello così. Poi cosa c'è? C'è quello. Adesso entriamo nel vivo che voglio. Vediamo se Photostream va adesso. Ah, ecco, doveva caricarsi. Bello! Ovviamente in Photostream ci dovrebbero essere altre cose. Older. Non so se si deve. Ah sì, sta ancora caricandosi. Ci sono 6 miliardi di foto. Bello che ti fa l'effetto mosaico molto bello. Dentista. Ah sì. Basta. Poi adesso entriamo nel vivo. Proviamo a fare un airplay e anche un Mac mirroring. Una opzione di Apple TV è quella di fare il mirroring. Però quello che ho scoperto solo adesso è. Aspetta, sono un po' troppo distante. Allora, adesso sto facendo il mirroring non di quel computer lì, ma dell'altro computer, perché deve essere una adesso qui cos'è che è? Cioè che deve essere un computer recente 2011 e col computer recente 2011 ti viene automaticamente questa iconcina qui. E devi avere anche Mountain Lion. Questa iconcina qui qua sopra viene, no? E invece il MacBook Pro prima non c'ha Mountain Lion e poi non è del 2009. Quindi non si può fare. Non si può fare. Allora fammi chiudere questo. Adesso vediamo il trackpad qui. Turn off. Però esiste un software. Ecco, perché prima era caduto il network, non andava più. Comunque qui abbiamo anche in iTunes di qua l'iconcina, quindi se io ci metto un song, adesso è un gran casino perché ci sono un sacco di sharing, c'è la libreria di iTunes qui, libreria di iTunes qua. Si sta connettendo. Poi si sta connettendo, ci mette troppo tempo. Allora, quello che volevo fare era che siccome questo, come ho già spiegato, non funziona. Comunque c'è un'applicazione che si chiama Air Parrot che permette di fare questo su tutti i vostri computer, anche vecchi. Vedi, c'è AirPlay, device,
Ok. Allora, un'applicazione che si scarica il demo, però poi costa $10, si può fare, se funziona si può fare. Perché altrimenti tutto l'ideone che volevo fare io non funziona un cavolo. Che era quella di fare il mirroring. Andiamo qui. Ok, si sta connettendo. Vabbè, quando si sarà connesso vi dirò. Allora, per il momento è tutto. Ecco, usando AirParrot sono riuscito a farlo funzionare. È un po' abbastanza bene, insomma. È un po' scattoso, però abbastanza ok. L'unico problema è che mi dà sto cavolo di Apple TV, che mi cade sempre dal network. Questo non so se è perché io non ho un router wireless. Praticamente il mio router wireless è l'Apple TV, no, l'iMac Mini. E c'è il Mac Mini. E allora a volte anche sui device tipo l'iPad, l'iPhone, cade un po' la connessione. Allora la devo riconfigurare. Ci vorrebbe un wireless, quindi non so, magari questa è una prossima cosa che ci penserò. Comunque, con questo funziona, perché altrimenti con questo computer qui, essendo vecchio, non avendo neanche Mountain Lion che potrei installarlo, però non andava, comunque non andava. Quindi, adesso scarichiamo le foto che ho fatto oggi, così voglio vedere le foto. Allora, per il momento è tutto, Apple TV, adesso... Cosa si potrebbe... Ah, l'AirPlay. Vediamo AirPlay. L'AirPlay, allora, facciamo la disconnessione. Start, si può fare anche start audio. Allora, quit AirParrot. Allora, vediamo un dispositivo. Allora, AirPlay. Vediamo che abbiamo delle... foto. E che cavolo, andiamo qui, andiamo su foto, diciamo una foto, vedi, non me la dà, cioè me l'ha data prima l'icona, ma adesso non me la dà più. Sembra che l'Apple TV si disconnetta sempre dal network per qualche oscuro motivo. Andiamo qui. Tipo video, mi dovrebbe dare l'icona che non me la dà più. Foto, no, niente. Quindi ho il sospettone che si sia già disconnesso dal network. Allora, quindi se io vado su AirParrot e poi vado qui, schiaccio Apple TV. Ah no, funziona. Comunque la mia idea era quella di avere un secondo monitor quando guardo le foto, così, no? Molto bello. Oppure anche per quando faccio i video, che voglio vedere il video grande. E Chesky è piccolissima. Chesky, cazzo qua. Allora, poi vabbè, ci sono dei giochi, ma i giochi non so neanche quali ci sono che vanno con AirPlay. Comunque ci guarderò. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti. E ho imparato a fare il mirroring dall'iPad sul coso. Sì, ma c'è qualche problema su cavo. Molti hanno problemi che cade la connessione. Infatti anche a me mi cade la connessione. L'ultimo quadro che devo fare. No, aspetta, prima, calmi tutti. Guarda, Abbastanza fluido. Comunque volevo far notare 3 stelle tutti i quadri, Sull'ultimo...
è questa. Vediamo se è giocabile. Ciuschi. Bisogna trovare il punto giusto. Ciuschi. C'è Ciuschi qua che... No! Merda! Sì, ma non ho superato. Popo. Abbastanza fluido. Adesso non ho giochi che va a due, forse vediamo. Game. No, perché qua ci sono, questi sono i giochi che vanno, che forse hanno il double display. Allora War Pinball. Vediamo il pinball. War Pinball ce l'ho. Scusa, non c'ho War Pinball. Comunque adesso installo, poi provo. Ecco, c'è il pinball, abbastanza bello, perché qui viene tipo un pinball, schiacci qui e poi muovendo muove anche il, adesso ovviamente sono una mano sola, cioè muovendo così l'iPad vibra come un tavolo normale. Comunque la cosa che voglio sempre dire a tutti, non è il polso che dà la spinta, ma il bacino. Che film è? Vedete? Affanculo. Una mano sola. Ma guarda. Una mano sola mi riesce un po' scomodo giocare. Quello che dico sempre, non è il polso che deve dare a spinta al bacino. Già detto. Poi si può anche girare l'iPad così. Pause. Ma non ho capito com'è. Non è al massimo fluido, ma non è tanto scattoso, cioè si può giocare. Ecco, ho perso subito. Ovviamente la velocità dipende da cosa dipende. Dipende dal network. La velocità del network. Comunque questo è tutto. Allora, ciao.